3 webinar rivolti ad imprese e attività produttive per capire meglio le opportunità del mercato digitale e soprattutto imparare a muoversi all'interno di Amazon. I corsi gratuiti indetti fra febbraio e giugno del prossimo anno saranno organizzati da Growth Lab, agenzia di crescita su Amazon con un cuore faentino, con collegamenti anche in Francia e in Irlanda. Nei webinar affronteremo principalmente le opportunità derivanti dal mercato digitale e quindi nel 2022 perché una piccola e media impresa dovrebbe investire in queste piattaforme. Approfondiremo tutte le strategie, comunque le attività che un imprenditore dovrebbe mettere in campo per poter fare una nuova attività imprenditoriale in piattaforma. Daremo consigli pratici di supporto alla persona che gestisce questi canali per poter muoversi all'interno comunque di un panorama che è tanto ampio quanto dispersivo se non lo si conosce in maniera professionale e specifica. Avete un target a cui mirate? Tendenzialmente noi ci rivolgiamo a piccole e medie imprese, quindi che fatturano fino ai 50 milioni di euro di fatturato e hanno fino a 250 dipendenti, che hanno aziende di prodotto che sono vendibili anche comunque online. Questo è il focus principale. Però dal momento in cui la volontà e il fulcro dell'iniziativa è anche più etico e di sensibilizzazione e di aumentare comunque la consapevolezza anche degli imprenditori, è più ampio da questo punto di vista, perché se comunque una persona, un imprenditore ha necessità e volontà di partecipare per aumentare appunto la propria consapevolezza, io non sarò quello che vieta l'accesso a coloro. Parallelamente parte un'altra iniziativa, di che tipo? Parallelamente a questi webinar, come anticipavo in conferenza stampa, inizierà un'attività divulgativa rispetto al concetto di imprenditoria etica, dove le persone sono sempre al centro, quindi anche in collaborazione con un off di Parma e altri stakeholder e partner sia locali che nazionali. Inizierò a divulgare concetti e parole chiave inerenti all'importanza di avere un approccio people centric, di un approccio etico, di self empowerment, di intelligenza emotiva, la propria crescita personale e professionale. Ci rivolgiamo in questo caso a ragazzi che hanno necessità di specializzarsi e mettersi nel mondo del lavoro, a professionisti e manager che hanno la necessità di effettuare un cambio di carriera perché stanno vivendo magari situazioni disumanizzate in azienda, o a imprenditori e start-upper che hanno bisogno di acquisire strategie per poter rivedere i loro modelli di business e cogliere l'opportunità del digitale in una maniera anche un pochettino più etica e rivolta alle persone appunto.